Perdura la polemica sulla traslazione delle salme della ex re d'Italia Vittorio Emanuele III e della regina Elena. Tutti voi sapete, cari telespettatori, che le salme riposano adesso nella, a Vicoforte, nella cattedrale presso Mondovì. E sono soprattutto i Savoia, gli eredi Emanuele Filiberto ed altri che spingono sull'acceleratore e dicono sostanzialmente che le salme debbono essere traslate nel Pantheon, grande monumento che sorge a Roma e che ospita, ecco, le, come dire, tombe di illustri italiani, fra i quali per esempio Raffaello. Ma non è questo che ci interessa. A noi interessa sapere un giudizio storico, se si può definire, ecco, già da questo momento quali sono state le responsabilità, gli eventuali meriti, se ci sono stati di Vittorio Emanuele III. E questo lo chiediamo al professore Francesco Barra, che voi sapete è il titolare della cattedra di storia moderna, quindi è un professore universitario, autore di tanti libri, di bellissime pubblicazioni, l'ultima delle quali è il dizionario biografico sugli Irpini, è uscito il primo volume. Ecco, al professor Barra chiediamo proprio questo, il giudizio storico su Vittorio Emanuele III e se si può pensare ad una sepoltura nel Pantheon degli italiani. Innanzitutto io scinderei il giudizio storico dal ritorno delle salme di Savoia in Italia dopo 70 anni, oltretutto dalla morte, proprio perché chiaramente non ha nessuna rilevanza, nessuna incidenza sul problema storico in quanto tale, è semplicemente un atto di pietà civile e soprattutto cristiana. Quindi non ci vedo assolutamente nulla di strano e nulla di male, semmai è un atto anche molto tardivo. Per quanto riguarda il giudizio storico, chiaramente si tende a separare il giudizio sul regno, il lunghissimo regno di Vittorio Emanuele III, che va da ben dal 1901 al 1946, è difficile creare un monoblocco, ci sono diverse fasi, diverse epoche storiche, quindi sono anche diverse declinazioni della funzione del sovrano nella politica italiana. E in realtà quello che va evitato è la personalizzazione del giudizio storico, cioè è facile, è conveniente attribuire tutte le colpe, scaricare tutte le responsabilità su una persona che indubbiamente ha avuto le sue responsabilità, ha compiuto i suoi errori, ma che chiaramente è stato espressione di una classe dirigente, di una politica a livello generale. Quindi il giudizio storico, complessivamente, considerando poi la fine del regno di Savoia non può che essere negativo, ma questo per forza, al di là delle responsabilità soggettive e oggettive di Vittorio Emanuele III, è una fase storica assolutamente negativa per la storia d'Italia e la storia d'Europa, a cui il sovrano non poteva assolutamente, ammesso che l'avesse voluto, non avrebbe potuto assolutamente sottrarsi. Quindi sono responsabilità oggettive che comunque rimangono. Ok. Senti, professore, una Quindi domanda. bisogna,
distaccarsi un po' da questa eccessiva personalizzazione delle figure storiche, vanno sempre contestualizzate nel lungo periodo e nel loro contesto storico molto più largo. Ecco, volevo chiederti, ma Vittorio Emanuele III non tradì l'essenza vera e propria dello statuto di cui si faceva, come dire, forte e c'era sempre questo riferimento costante. Non lo tradì consegnando per certi versi l'Italia al fascismo e a Mussolini? Ma su questo sarei molto più cauto, nel senso la vera responsabilità storica documentata e indubitabile di Vittorio Emanuele III è stata quella di forzare la mano della dichiarazione di guerra dell'intervento del 1915. Le radiose giornate di maggio del 15 sono state in effetti un colpo di Stato camuffato e quindi lì è cominciata il declino inarrestabile delle istituzioni liberali, dello statuto albertino, del Parlamento e della democrazia liberale in Italia. Quella è stata il processo fondamentale che poi ha innescato a catena, a valanga, tutta una serie di ulteriori degenerazioni che sono culminate con la marcia su Roma. Quindi, secondo me, la vera responsabilità storica oggettiva è quella del maggio del 15, con la stipulazione del patto di Londra al di fuori, al di sopra del Parlamento e di ogni altro organo costituzionale. Quello è stato il gravissimo precedente che poi ha innescato quella che Giustino Fortunato chiamò la guerra sovvertitrice, ha scatenato tutti gli incubi e i fantasmi del Novecento. Ti ringrazio, professore, grazie per la tua disponibilità e per questo giudizio. Grazie, sempre molto a disposizione. Approfondito. Un augurio e un abbraccio affettuoso a te, alla radio, alla televisione e a tutti gli telespettatori. Grazie mille.